Politica, economia e legalità. Questi temi affrontati durante la presentazione del libro d'inchiesta Il Casalese, svoltasi venerdì 8 giugno presso la parrocchia del Gesù Divin Maestro di Quarto, una location sacra e moderna. Alla conferenza hanno preso parte il deputato del PD Luisa Bossa, la dottoressa Teresa Armato e due dei nuovi autori, Luisa Maradei e Massimiliano Amato. Tanti gli spunti emersi da questa conferenza, così come momenti di riflessione intorno a tematiche che hanno degradato la situazione politica dell'Italia, generando l'attuale malcontento presso gli elettori. Uno di questi momenti è stato sottolineato dalla giornalista Luisa Maradei, che si è soffermata sul disturbante connubio tra donne e politica degli ultimi anni. Veniamo al capitolo di cui mi occupo io, le donne. Un capitolo scritto da una donna per le donne, o meglio, sulle donne del PDL. È un capitolo rosa, ma è un capitolo che fa piangere. Cioè, io vorrei cominciare con una battuta, vorrei chiedere a Teresa Armato se lei ha fatto una meteorina o ha fatto la soubrette. Cioè, allora, una di queste, Francesca Pascale, ha il record di assenteismo in consiglio provinciale. Allora, ecco, avesse dimostrato almeno capacità, voglia di fare, di impegnarsi, voglio dire, non è scusabile il percorso che uno fa, però forse uno poteva capire. Alla fine è l'ennesimo stipendio pagato con i soldi pubblici a una persona sbagliata al posto sbagliato. A chiudere l'incontro è stata l'onorevole Luisa Bossa. La parlamentare del PD ha voluto sottolineare la sua vicinanza alle tematiche del libro, sottolineando che urge assolutamente un recupero morale della politica affinché gli elettori possano nuovamente accostarsi ai partiti senza più vedere in essi la causa dei mali del paese. Un'operazione sicuramente complicata, ma necessaria, vista la situazione ormai drammatica in cui versa l'Italia. Sento vicino i temi della legalità, che sono i temi su cui oggi credo la politica debba interrogarsi a lungo, i temi per i quali dobbiamo erigere un muro altissimo contro ogni forma di camorra, contro ogni forma di illegalità. Ecco perché anche come parlamentare della Commissione Antimafia mi piace dire da che parte stiamo, con chi ci dobbiamo schierare in questa lotta contro i poteri forti. Ma com'è possibile questa continua commistione, no, tra politica e malavita, che pare proprio che ormai stia infangando, distruggendo tutti i partiti, tanto che alle ultime elezioni che ci sono state il partito degli astenuti è stato quello che ha vinto praticamente? Noi dobbiamo convincere i cittadini che la politica è una cosa buona, è una cosa bella, che è la cosa più bella che possa capitare nelle vite delle persone, perché significa dire a un altro non sei solo. È possibile perché la politica ha voluto rispondere anche con interessi, questa commistione c'è stata perché alla base ci sono stati interessi economici molto forti. Sui territori ci conosciamo tutti, sappiamo chi siamo, sappiamo le persone che frequentiamo, la politica deve sicuramente arrivare prima della magistratura, perché quando arriva prima vuol dire che ha già fatto selezione.